Il progetto di Fabio Massimo Antenozio, Verde Mennonita, è stato sviluppato nell'arco di quasi 3 anni. In questi anni, con profondo coinvolgimento ed empatia, l'autore è riuscito nella difficilissima impresa di farsi accettare all'interno della comunità mennonita boliviana di San Miguel Grenwald. Lo scopo, man mano svelato agli stessi protagonisti del racconto, era quello di evidenziare le problematiche ambientali e sanitarie che l'uso indiscriminato e copioso di fertilizzanti, non adeguatamente controllato, ha provocato all'interno della collettività, con gravissime ripercussioni sulla salute degli stessi membri della comunità mennonita. Con la loro ideologia religiosa che ne pervade il senso del proprio credere ed operare, e nella loro più pura ingenuità, i componenti della comunità si sono mostrati davanti alla sensibilità e alla fotocamera di Antenozio. Il lavoro si sviluppa nella descrizione dell'ambiente circostante, nella rappresentazione del lavoro agricolo durante i cicli naturali delle stagioni e nel mettere in evidenza quanta leggerezza sia stata utilizzata nell'uso di dannosi prodotti fertilizzanti. Le immagini contengono un velo di bellezza e di poesia che sembrano quasi allontanare l'osservatore dai problemi che l'autore vuole evidenziare. Ma le impietose rappresentazioni di sofferenza negli sguardi di quelle persone, causate dal veleno dei fertilizzanti, emergono con prepotenza catturando lo sguardo di chi osserva e provocando forti emozioni. Tutto questo termina in un'amara domanda: quanto può essere giusto cercare l'umiltà nel quotidiano? Compiere sacrifici continui rifiutando un lavoro privo di tecnologie e, con consapevolezza, restare nell'ignoranza per quel timore tutto religioso di non essere degnamente accolti da Dio.